Alessandro Crescenzi, superato qualche problema fisico in campo in questa amichevole con il San Nicolò, ci si avvicina a grandi passi verso l'esordio in campionato. Sì, ho avuto un'infiammazione al ginocchio, ma diciamo la sto superando piano piano. E oggi era una partita importante per il gruppo, per prendere minutaggio sulle gambe e per provare anche delle situazioni tattiche. Siamo soddisfatti comunque e ci avviciniamo al campionato. Seconda avventura per te in maglia bianca-azzurra, la prima non è stata granché fortunata, ma eri molto giovane, torni a Pescara con ambizioni. Sì, sono tornato qui con grandi motivazioni e spero di dare il massimo e di portare a casa qualche piccolo obiettivo. Piccolo obiettivo, l'anno scorso Pescara è arrivato alla finalissima playoff, è inutile tornare su quello che poteva essere non è stato, si riparte secondo te con quali motivazioni e quali obiettivi? Ma sicuramente siamo un grande gruppo, un gruppo giovane, ci vorrà pazienza ma le qualità ci sono e l'importante comunque è dare sempre il massimo in ogni partita, in ogni allenamento e poi sarà il campo a dire quanto valiamo. Secondo Alessandro Crescenzi manca qualcosa ancora al Pescara per fare il definitivo salto di qualità, si parla tanto di questo attaccante che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ma secondo me già adesso siamo un grande gruppo, è un gruppo che ha qualità, poi sul resto ci penserà il presidente della società. Io sono tranquillo come credo anche tutta la squadra. E poi come ho detto ci penserà la società se vorrà aumentare quel qualcosina in più per la squadra. Crescenzi a Pescara ha trovato come allenatore Massimo Oddo che ha fatto benissimo lo scorso anno nell'ultima parte di stagione, come ti trovi con il tecnico? Ma il mister sappiamo tutti quanto vale, l'esperienza che ha anche da giocatore, quindi nulla da dire, sicuramente sarà la nostra arma in più.